Si è conclusa con l'elezione del nuovo presidente dei vari organismi, l'assemblea elettiva della CNA di Pesaro Urbino, la 22esima nei 74 anni di storia dell'Associazione degli Artigiani e dei Piccoli e Medi Imprenditori. L'incontro che si è svolto ieri all'interno dell'azienda Neomeca, Villa Ceccolini, ha preso il via con l'inno di Mameli e un filmato celebrativo sulla storia della CNA. Poi è stata la volta degli interventi del direttivo e di autorità locali e regionali, tra cui il sindaco Ricci e in collegamento il governatore Acquaroli, che sono tornati a parlare anche del nuovo ospedale. Al termine si è passati alle votazioni e all'unanimità Michele Matteucci è stato eletto presidente. 41 anni di Tavuglia, Matteucci è titolare di un'impresa del settore dell'arredamento. Per me è una grande soddisfazione, un gran onore, siamo pronti per la risalita, ecco. Quindi prendo un periodo sicuramente più, una situazione più facile, senz'altro, però sempre con tenendo un occhio su quello che abbiamo passato e quindi avendo comunque un gran rispetto di quello che ha fatto il presidente attuale. Matteucci succede ad Alberto Barilari alla guida della CNA per 8 anni, nominato a sua volta presidente onorario, il primo nella storia dell'associazione grazie ad una modifica dello statuto. Nella sua relazione temi importanti come la ripartenza e la sostenibilità, ma anche l'orgoglio di aver fatto un lavoro difficile e di risanamento in piena tempesta. Quando si riesce a lasciare a chi viene dopo di te una situazione non solo migliore, ma enormemente migliorata, enormemente più gestibile, questa è la soddisfazione e il compito che devono avere le classi dirigenti. La responsabilità diretta sarà di altri, ma io sarò ben felice di dare il mio contributo ancora, anche dopo 20 anni che sono nei gruppi dirigenti. Io sarò contento di farlo perché sento questa associazione mia e penso di aver contribuito alla sua salvezza e al suo sviluppo. Noi abbiamo solo adesso abbiamo davanti un'autostrada, se vogliamo cogliere e correre dipende da noi. Riconfermato invece per altri 4 anni il segretario Moreno Bordoni, che ha anche illustrato i dati dell'economia provinciale, positivi segnali dell'export e una luce in fondo al tunnel che si inizia a intravedere, le imprese chiedono che le risorse del recovery plan vengano investite in progetti infrastrutturali. Questi per Bordoni, insieme alla battaglia contro la burocrazia e la tassazione, saranno il volano vero di ripresa. Spero che possiamo tornare ad essere quella locomotiva della Regione Marche, che poi sarà anche la locomotiva dell'Italia, perché noi abbiamo imprenditori in grado di fare questo. Ovviamente ci giochiamo una carta irripetibile, perché questi fondi sono molti e verranno dati una sola volta. Non possiamo sbagliare i progetti, non possiamo sbagliare tutte quelle condizioni che dobbiamo creare per le imprese. Poi dopo loro sicuramente, come hanno sempre fatto nella storia di questo territorio, ci renderanno assolutamente orgogliose di averle aiutate.